Beh, la novità sicuramente è quella, come tutto quello che viene svolto in questo periodo, è l'utilizzo delle piattaforme e della, diciamo così, della linea a distanza per poter comunque portare avanti progetti che negli anni sono stati comunque realizzati e diciamo così, soprattutto portati avanti nelle nostre istituzioni scolastiche. Anche il Festival dei Giovani è giunto alla quinta edizione, purtroppo per via dell'emergenza Covid non abbiamo potuto ad aprile svolgere questo importante evento che raccoglieva veramente oltre 5.000 presenze sul nostro territorio. Non ci fermiamo, ecco perché abbiamo deciso con l'ideatrice e la promotrice del Festival dei Giovani Fulvia Guazzone, insieme al Comune di Gaeta, di portare comunque questa iniziativa tra i banchi di scuola attraverso naturalmente la didattica a distanza. Naturalmente c'è da dire questo, che saranno presenti non solo quindi i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado, come previsto già dal Festival dei Giovani, ma non abbiamo rinunciato all'idea di portare avanti la novità del Festival dei Giovani Junior. Quindi saranno presenti anche i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado. E questo vogliamo con il nostro sindaco Cosmo Mitrano ringraziare tutti i dirigenti del Golfo, quindi le scuole di Gaeta, di Formia, di Scauri, di Castelforte, che hanno voluto comunque dare un segnale e garantire ai nostri ragazzi, ai nostri studenti, l'opportunità di non interrompere quello che era già stato iniziato qualche mese fa. Una grande opportunità per loro, perché sappiamo che in questo periodo, ecco, proprio le ultime restrizioni hanno tolto ancora momenti di socialità ai nostri ragazzi per l'emergenza. E allora noi vogliamo garantire, ecco, un continuo confronto, una continua didattica, ma soprattutto un'acquisizione di competenze attraverso naturalmente le piattaforme. Ci saranno palchi virtuali, ci saranno eventi live, ci sarà gioco, sport, musica, artisti locali e artisti anche a livello nazionale, così come gli attori, che permetteranno ai nostri ragazzi quindi di confrontarsi e quindi di vivere comunque un momento di socialità, anche se a distanza, ma comunque importante per tutti quanti, per noi, per i docenti. Ah, importante naturalmente verrà svolto in orario curricolare per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, come sappiamo sono rimaste importanti in presenza. Per quanto riguarda invece le scuole secondarie di secondo grado, laddove sarà attivata la DAD, anzi o meglio la DID, cioè la didattica integrata, come sappiamo inclusiva, che comunque garantisce a tutti il diritto allo studio, sarà naturalmente garantita anche da casa e non solo dall'istituzione scolastica, dove sarà attivata naturalmente l'adesione al Festival dei Giovani e al Festival dei Giovani Junior.